Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nuovo video, io sono Blackforce e vi farò vedere un altro tutorial, questa volta per una build. Sto sempre giocando contro il computer in modalità addestramento e provo a fare la build in tempo reale. E voglio fare la 1-1-1 into Banshee, farò questa build e la prossima tutorial della build sarà il Trirax Impact, perché sono le build che principalmente si insegnano e che si vogliono imparare, perché sono quelle più efficaci in leghe bassissime, quindi non mi venite a insultare. Ah, sono build stupide, scounterabili molto facilmente. Intanto la 1-1-1 con il Tubenshi, cloccate ovviamente, va sempre bene, anche ad alti livelli viene usata, vabbè la Trirax Impact magari un po' meno. E quindi cosa dobbiamo fare? A 13 dobbiamo prendere, allora dobbiamo fare deposit come sempre, poi a 9, 10, a 12 prendiamo la caserma e a 13 andiamo a fare la nostra raffineria. Andiamo dopo anche a vedere che razza è il nostro avversario, perché non lo so. Saturiamola immediatamente poi, appena finita la caserma, andiamo a fare il comando orbitale, l'orbital command e un marine. E poi facciamo il deposito. Scusate ragazzi se non uso telecamere e tastini. Cioè, avete visto adesso l'SCV l'ho portato indietro così, che è sbagliato, bisogna selezionare l'SCV, fare così, passare subito alla visione dei minerali e poi fare alt e portarlo lì. Ma vabbè, sono in modalità relax. Appena abbiamo 100 andiamo a fare la fabbrica. Continuiamo intanto a fare non l'avevo selezionato, ah no, mi è morto, mi sa a terra. Ok, continuiamo a fare marine dalla caserma. E già ho sbagliato ragazzi, lol. Non abbiamo proprio sbagliato, ma a 17 bisogna prendere il gas, infatti io l'ho preso, mi sembra a 19, un leggero delay del gas, però ecco, questa è una cosa che ancora non ho voluto approfondire, ma che dovrò approfondire, perché la 111 prevede gas 13 prima raffineria e gas a 17 seconda raffineria, però questo ci fa avere le... Avendo la Blizzard abbassato il costo del clock, che da 200-200 ora costa 100-100, mi fa sorgere dubbi se il secondo gas si può prendere in modo diverso. Dovrò approfondire questa cosa, però io ho provato a farla con solo un gas, c'è anche una build per farla con solo un gas dove ti dicono di prendere il primo gas a 12. Per fare la Banshee con un solo gas e permette anche di expare. Però non c'è il clock, mi sembra, in quella build. È una Banshee senza clock, quindi non è neanche il massimo. Infatti vedete qui comunque si rimane un quasi 100 di gas, avendo preso anche il gas con un leggerissimo ritardo, quindi probabilmente il secondo gas si può prendere anche un pochettino più in là. Ammazzalo. Ed ecco qui finita la nostra build. Abbiamo preso il clock. Aspettiamo che esca la Banshee. Ovviamente dovete fare tutto appena avete il gas per farlo. Poi magari andate ad expare. E bon, adesso vediamo cosa riusciamo a fare con la Banshee. Vi faccio vedere un attimino come micrare una Banshee. Continuate ovviamente nella pressione con le Banshee, quindi fatene altre. Tac tac. Deposito, 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 ok. Perché con due Banshee si micrano meglio, eccetera, eccetera. La prima Banshee, quando la portate all'attacco non avete ancora il clock, quindi mi raccomando, non perdetela. Quando fate Banshee non perdete le Banshee, una cosa che a me proprio mi fa impazzire perdere le Banshee, e delle volte mi accade, probabilmente mi accadrà anche adesso, dato che lo sto dicendo.
non ho ancora, vedete, non ho ancora il clock, ora ce l'ho e posso andare a fare danni. Il mio avversario non aveva neanche, non l'aveva scoutata, aveva fatto un engineering bay però a vuoto. Mi è andata anche bene, può fare le torrette. Se il vostro avversario non ha neanche fatto l'engineering bay è praticamente morto. Ora vedete qui, il mio avversario è a livelli bassissimi, non ha neanche la scan probabilmente, infatti ha solo un centro di comando. E la build con le Banshee potrebbe non sembrare, ma è veramente forte contro le build che prevedono di non expare. Quindi se il vostro avversario rimane con solo un centro di comando, vuol dire che vi può fare solo una scan, il che per voi è molto vantaggioso. Io ora sto giocando anche senza audio, quindi proprio extreme, e il che è molto vantaggioso per voi perché il vostro avversario non può scoutarvi le Banshee quando le avete cloccate. Andiamo a portare questa qui, facciamo i nostri cambi. Potete fare quando avete due, tre Banshee, quello che vi pare, potete proprio devastare il vostro avversario, farlo impazzire. La build con le Banshee, veramente a me la Banshee è un'unità che piace veramente molto. Ecco che me l'hanno scautata perché ha finito il clock. Noi l'andiamo a portare via e continuiamo la produzione di Banshee. Ah, no, devasto, devasto e delirio. E qui, boh, vediamo se riusciamo a vincere con queste Banshee. Non lo so, però noi ci proviamo lo stesso. Tanto continua a fare Banshee. Tanto, 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 tanto. La Banshee può colpire quasi in movimento, data la sua grandissima velocità. Ha la velocità di 2.75, fa 12 danni a botta, non potenziata, è veramente un'unità devastante la Banshee. Ora andiamo un attimino a mettere giù i centri di comando. Mi sono concentrato solo sulla Banshee, ragazzi, quindi non mi dite, ah, macri di merda, i video dove vi ho fatto vedere la mia potentissima macro sono stato altri. Qui voglio solo farvi vedere come usare le Banshee. Il vostro avversario, ecco, potrebbe fare una cosa del genere. Se il vostro avversario sta succando come una bestia, ovviamente vi proverà a controbattere, dato che quando, magari ve lo dico anche per chi subisce un attacco di Banshee, la cosa fondamentale è scautare e fare lo starport per fare la Viking e l'engineering bay per fare le torrette, una torretta qui, una torretta qui, magari una torretta qui se volete, ma siete a posto. E poi una Viking può potenzialmente devastare infinite Banshee, perché le Banshee non sparano per aria. E vedete come con le Banshee si può vincere facilmente. Quindi andando a ricapitolare: 9-10 deposito, 12 caserma, 13 prima raffineria, subito sottrarla, 17 seconda raffineria, intanto prima fate la fabbrica, appena avete 100 di 100 gas di Vespe, 100 di Vespene, e fate il test lab poi fate starport appena avete il gas, test lab sulla factory, switch fra le due quando lo starport e il test lab sono completati, e poi andate a fare il clock e le Banshee, e la prima Banshee. State attenti a non perdere la prima Banshee e poi avete vinto la partita. Se il vostro avversario ovviamente riesce a resistervi, non perdete la Banshee, continuate ad harassare, state lì vicino, andate a minargli sulle espansioni. E boh, questo ragazzi è tutto, un bel gelo a Kef a voi che mi seguite, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.